io lo dico sempre, io mi reputo, lo dirò sempre senza problemi, io sono ghanese italiano, ghanese africano, sono nato in Italia, cresciuto in Italia, ho la mentalità di tutti e due i miei paesi, sia il Ghana che l'Italia, ma soprattutto l'Italia, perché anche purtroppo fino adesso non sono mai stato in Ghana, quindi di sicuro la mentalità italiana è superiore dentro di me a quella ghanese, perché sono cresciuto come italiano praticamente. Ho cominciato ad andare a vederlo nelle varie partite, qualche partita che faceva con il settore giovanile, e già si vedeva che aveva delle potenzialità che sarebbero poi esplose. A parte che qui è un ragazzino, è giovane, che però con un grande sorriso. Mi ricordo che abbiamo fatto la partita, dopo 5 minuti ho visto che le qualità del ragazzo erano importanti, allora sono entrato in campo, siccome l'arbitro era il suo allenatore, gli ho detto: questo ragazzo qui lo voglio con me domani, perché domenica lo faccio giocare a Padova. E lui mi fa: magari non puoi farlo giocare, perché? Perché ha solo 15 anni e non può giocare in prima squadra. Ho detto: scusa, questo non ha 15 anni, questo ne ha già 30. Guarda che qualità che ha. Però abbiamo una possibilità di fare una richiesta alla federazione, se ci danno la possibilità di far giocare ugualmente il ragazzo. Avevo provato ad andare a Barcellona, poi il Lumezzane, il presidente che c'era allora, aveva dato una cifra spropositata per un ragazzo di 15 anni al Barcellona, però poi alla fine quei soldi li ha pagati l'Inter e quindi sono andato all'Inter. La verità è che io ho tanto rispetto per l'Inter, io devo quasi tutto all'Inter, soprattutto l'inizio carriera che mi ha lanciato nel calcio che conta. Io non sarei mai nato al City se non c'era Mancini, questo è sicuro. Io ho fatto ancora 2 anni con Mourinho, ci sono stati degli alti e bassi, però sono sempre stati nei limiti del rispetto. Mario has everything to became a fantastic player for the future. And he says he's not a bad boy and shouldn't be a problem. All us, when we was young, was bad boy. Very cool customer, Mario Balotelli. A me piaceva perché ci trattavano divinamente, tifosi fantastici, società bellissima, città difficile, soprattutto se vieni da posti come l'Italia, e andare in un posto dove comunque è tutto diverso, cultura molto diversa, guidi diversamente, il tempo è sempre piove. Ok, at the moment we have a neighbor, and sometimes neighbors are noisy. We can't do anything about them. The latest installment in a rivalry that goes back 117 years and which has been reignited spectacularly by City's recent shift of ambition. È stata una partita fantastica quella. Bah, perché è diventata famosa non lo so. Perché l'ho fatta? Perché non volevo dare un segnale a tutti, perché venivo da 2 settimane dove ho avuto il disguido, dove mi si è bruciato il bagno della casa, dove io non ero neanche in casa, quindi non so neanche. Poi mi sono preso le colpe e mi hanno massacrato. The hacksaw being held by Les Chapman, the kit man. Les is a nutter. Loves a laugh and keeps all the lads happy and with all his pranks and messing around. Ah, Mario! Congratulations, the 2011 Chappie Award for Best Costume is awarded to you, sir. Oh, you wouldn't get this at Inter Milan, would you? Thank you. Congratulations again, well done, sir. All the very best. Però c'era Chappie, che era il nostro kitman, e io sono andato nel suo stanzino e gli dico: guarda, scrivimi questo sulla maglietta, se faccio gol l'alzo. E mi fa: va bene, però sappi che dopo non giochi per tutto il campionato se fai una roba del genere, perché ti squalificano. E mi fa: pensane una divertente, no?
E così nel parlare dicevo, perché lui mi dice, ma cos'è che è il problema? Fa, quello che scrivono sui giornali, fa sì, perché ce l'hanno sempre con me. E dice, facciamo Why or Lose Me, ho detto, dai, con il punto di domanda. Oh, it's fantastic, but Mario, is Mario into? Is he 21? Yeah? I was daft when I was 21. I'm 48 now, I'm still daft. I know that if people like me or don't like me, they want to read about me, you know? So I know newspaper need to sell newspapers. People don't want to read Mario is home with his daughter. They want to read Mario, he crashed his car. Qualcosa sì, però grandi ripensamenti, sinceramente no. Alcune dritte su come migliorare, come allenarmi meglio, cosa non fare da quando ho cominciato a giocare a calcio a 2 anni fa. Sì, qualche dritta me la darei.